Ci sono studi medici ufficiali che lo affermano. Il 35% di tutti i tumori è causato da un'alimentazione scorretta. Ma è terribile! Sì, però c'è una notizia positiva. Con questo dato la scienza ci conferma che mangiare bene fa davvero la differenza. Finalmente, perché io lo dico da almeno 25 anni. Seguire un'alimentazione corretta dovrebbe essere la priorità per tutti noi, perché è il modo più facile e più economico di fare prevenzione e non solo per il cancro. Ma le cose sane sono sempre le più care. Sfatiamo questo falso mito. Non bisogna cibarsi solo di costosi cibi esotici o di pillole integratori. Mangiare sano vuol dire mangiare ogni giorno frutta e verdura, se non le 5 porzioni dell'OMS, almeno 2 a pranzo e cena. Al mattino potete bere un frullatone per fare il pieno di enzimi, vitamine, minerali e fare colazione con le mie super colazioni complete, light, nutrienti, brucia grassi. E poi cereali integrali al posto di quelli raffinati, proteine magre, pesce o proteine veg al posto di carni rosse e salumi, semi oleosi, frutta secca e superfood per arricchire i nostri menù. Ecco perché la salute si fa a tavola e la nostra comunità su YouTube sa come si fa. Chi ci segue è avanti. In Italia abbiamo la fortuna di poter mangiare ogni giorno, almeno 3 volte al giorno. Abbiamo 3 occasioni per fare prevenzione e avere cura della salute, nostra e delle persone che ci stanno vicino. Lo dice anche la LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, che dal 17 al 25 marzo ha lanciato la campagna Gioca d'anticipo, settimana nazionale per la prevenzione oncologica, per sensibilizzare verso un'alimentazione sana, la giusta attività fisica, niente fumo, pochi alcolici. Parole del presidente nazionale LILT, Francesco Schittulli. Quest'anno tra i testimonial c'è anche un famoso chef stellato, segno che la cucina sta diventando sempre più centrale nella prevenzione. Noi ci siamo convinti e io sono contenta perché lo sostengo da sempre. Sul mio canale trovate tanti consigli e soluzioni utili, fatti in casa, economiche, per mangiare sano ogni giorno e stare bene, pieni di energia. Insomma, trendy e sani. In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi. E grazie per aver guardato questo video. Ciao!